E adesso ci addentriamo dentro un'altra tradizione religiosa che è quella dell'ebraismo, per cui lascio la parola a Moni Ovadia. Grazie, vorrei fare una premessa necessaria per onestà. Io non sono credente, sono agnostico, ancorché grandemente interessato al fenomeno spirituale e anche a quello religioso, delle sue manifestazioni oneste e pure, non rappresento nessuna istituzione ebraica, rappresento solo me stesso e neanche tutto me stesso, dipende dai momenti. Allora questa è una premessa necessaria. Detto questo, alcune riflessioni libere e rapsodiche, come diciamo io posso avere per statuto perché faccio il teatrante, quindi sono risparmiato dal rigore accademico. Dunque, la prima riflessione che vorrei fare è possibile recepirla se non ci si avvicina al testo sacro, al testo biblico in una traduzione. Perché purtroppo le traduzioni sottraggono alcuni significati estremamente pregnanti. Il primo uomo, matrice di tutti gli uomini secondo la narrazione biblica, fu chiamato Adam Harishon in ebraico, Adamo il primo. Cosa vuol dire Adamo in italiano? Cosa ci suggerisce? Il nome di un sentimentale cantante italo-belga che cantava zuccherose canzoni d'amore, figlio di minatori. Cosa ci dice in ebraico il nome Adam? Viene dalla parola Adama, gleba, zol. Quindi il vero nome del primo uomo, se lo volessimo tradurre, come ha fatto il grandissimo biblista ebreo marocchino Shurachi, dovremmo tradurlo il gleboso, le glebeux, lo zolloso. Qual è l'indicazione spirituale che possiamo trarre da questo? L'uomo è fatto dalla zolla. L'uomo è zolla, è terra. Potentissima indicazione ecologica e potentissima indicazione anche sulla nutrizione. Se sacro è l'uomo, sacra è la terra. Le due cose non possono essere disgiunte. Dunque, chiunque perverta il senso della terra, la sua inviolabilità, avvelena, intossica l'essere umano. Questa mi sembra una premessa fondamentale per entrare nel merito della questione, anche per entrare proprio nell'ambito che ci ospita, questo madre terra. Dunque è importantissimo capire che l'uomo appartiene alla terra in quanto è fatto di lei e di un elemento spirituale che sarebbe l'alto insufflato dal santo benedetto, stando al racconto biblico. La seconda riflessione che voglio fare invece mi viene da una meravigliosa storiella zen, delle 101 storie. La cito a braccio perché non me la ricordo a memoria, chi la conosce bene perdonerà le mie divagazioni un po' ciarlatanesche, ma va bene uguale. Allora, Pankei era un grandissimo maestro dello Zen e aveva molti allievi che seguivano il suo ammaestramento, ma transitò dalle sue parti un maestro che era invidioso di Pankei e lo sfidò dicendogli che lo Zen suo era molto più grande di quello di Pankei, perché lui poteva tracciare segni nell'aria da una sponda del fiume che sarebbero comparsi su un foglio tenuto da un suo allievo sull'altra sponda. Pankei rispose qualcosa del genere: questo è un gioco che saprebbe fare anche la mia volpe ammaestrata. Il mio Zen è infinitamente più grande. Il mio Zen è
che quando ho fame mangio, quando ho sete bevo. Pankei ci introduce al fatto che l'evento della nutrizione è straordinario, contiene in sé in quanto tale un immenso orizzonte interiore, spirituale, etico. Quando ho fame mangio, quando ho sete bevo. Ma noi, nella nostra società, che ha perso la relazione con il senso originario e con l'interiorità, noi non produciamo più senso, parlo della società consumistica di massa, noi siamo diretti da un senso prodotto dalla fabbrica del senso, che è la stessa fabbrica che produce i profitti anche attraverso un processo pervertito della produzione e dell'alimentazione, un processo che non mira più a entrare in una relazione col creato e con noi stessi fondata sulla centralità della vita e della sua santità, ma una relazione strumentale d'uso, di prevaricazione e di violenza inevitabilmente. Allora ecco che questa straordinaria storiella Zen ci racconta che il senso primo non è lo sfruttamento, non è una produzione massiva che serve ad arricchire potentati economici, ma è la vita in quanto tale, la sua dignità in quanto vita e la sua integrità insieme alla sua dignità. Ora veniamo a un aspetto più specificamente ebraico. Nel cammino dell'Occidente, e diciamo anche in un cammino più ampio, quello che ingloba anche il grande spazio del Medio Oriente, del mondo arabo, eccetera, è il primo codice dietetico, etico-dietetico, che dà delle prescrizioni perché non ci si può alimentare seguendo semplicemente un atto di sopravvivenza o di cupidigia gastronomica, ma bisogna dare un senso a ciò che mangi. E quindi si stabilisce un codice etico-dietetico. Badate, nella narrazione biblica, è bene ricordarlo, e qui mi saldo alla magnifica riflessione sul vegetarianesimo, non sono fanatico, non voglio fare perorazioni ideologiche. Io condivido la mia vita con una compagna incantevole che non è solo carnivora, la definirei un rapace, prendendo in prestito la definizione del padre, perché si nutre e io rispetto, non ho mai fatto pressioni. Tuttavia è molto rispettoso perché mangia molto poco della carne e ogni parte dell'animale sacrificato, quindi ha una sua deontologia. Ma questo per dire, però io sono vegetariano, mi sto preparando a diventare vegano e ricordo che ritorno nel grembo del senso primario. L'umanità, secondo la narrazione biblica, nasce vegetariana. La concessione di mangiare carne verrà dopo il diluvio universale, mandato perché l'umanità rivela una tale malvagità, fratelli uccidono fratelli, come si può imporre loro un'etica del vegetarianesimo? Non ce la farebbero, sono troppo fragili. Allora è un decalage, ma si consente all'uomo di nutrirsi di carne con molte prescrittive, secondo me talmente puntigliose, insopportabili, intrusive, che se vuoi essere un buon ebreo ortodosso ti conviene diventare vegetariano. Il buon Dio conosce i suoi polli, cioè il biblista, e li mette in una condizione di quasi impossibilità, cioè te la rende talmente difficile, devi togliere tutto il sangue e non puoi mangiare certe parti dell'animale e non puoi mescolarlo con questo e con quello e non puoi mangiare certi animali peraltro squisitissimi come la cacciagione, il maiale, povera bestia, che è
non è perché faceva caldo, sono stupidaggini. Sono stupidaggini e sempre, c'è sempre un retroterra etico. Diciamo che il maiale, pur essendo bestia intelligentissima a mio parere, affidato a sé, ha una tendenza a nutrirsi in modo bulimico. Allora se mangi il maiale assumi le sue modalità di alimentazione, perdi la tua sobrietà, dicono alcuni maestri, ma le interpretazioni sono molto fantasiose. Allora uno dice va bene la carne, no il pesce, men che meno, il pesce deve avere lische, squame, ossa, come si chiama? Lische, squame, cos'è l'altro? Non ricordo neanche, sì lo scheletro, insomma. Per cui niente la pescatrice, niente molluschi, niente frutti di mare, un inferno. Addirittura si sono misurati ebrei ashkenaziti, ebrei sefarditi a discutere sul pesce spada, che gli ebrei sefarditi amano follemente, gli ebrei ashkenaziti dicono no, non ha le squame. Allora un rabbino sefardita va in alto mare, subito pescato il pesce spada, lo avvolge in un panno nero e mostra che ha delle piccole squamette che ne perde per la paura della morte, pur di riuscire a giustificare l'alimentazione. Gli uomini sono uomini. Ma al di là degli scherzi, c'è un'attenzione ad alimentarsi che nasce da due istanze etiche fondamentali. La prima, non commettere atti di violenza contro gli animali, fa parte dei sette grandi principi noachiti che vengono dopo il diluvio, il patto di Noè, non con gli ebrei, con tutta l'umanità. Va sotto una dizione durissima, è proibito nutrirsi di un arto separato da un animale vivente, pratica comune in certi paesi quando non c'erano i frigoriferi. Allora indica, diciamo, un aspetto che ha l'orrore in sé per dire non fate violenza sull'animale. La recisione della giugulare per nutrirsi di carne, cosa che anche nella prescrittiva islamica, se non sbaglio, è proprio perché in quel momento era il metodo più incruento. Poi la seconda prescrittiva, secondo me, madre di tutti i precetti alimentari è non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Allora pare che producesse un effetto tossico, ma i maestri hanno esteso a non nutrirsi di nessuna carne con latte, perché il latte è l'unico alimento che esiste quando c'è trasmissione di vita. La carne è un alimento che esiste solo in attesa che moltiplicano le molecole della carne, come pare vogliono fare, che si produce con la morte. La prescrittiva ci indica non contaminerai vita e morte, ma c'è di più. Il latte nutre la carne e la carne cresce. Quando si cuoce una carne in un liquido si riduce, quindi è la perversione del processo vitale. Proprio si fa una inversione del processo vitale, questo è considerato pervertito. Quindi siamo di fronte a un'urgenza etica importantissima, perché separare vita e morte diventa uno dei precetti fondamentali dell'etica ebraica e di tutta l'etica monoteista, ed è espressa nel Deuteronomio così: ho messo davanti a te la vita e la benedizione, la morte e la maledizione, ma tu sceglierai la vita. Il centro radiante dell'etica monoteista è la vita. Per questo io, che sono vocazionalmente radicale, penso che noi non usciremo mai dal circuito della violenza se eserciteremo violenza contro la vita in quanto tale, non importa se di uomini, di animali o di piante. Il circuito della violenza è uno, ce lo spiega Albert Einstein, vivremo in pace, diceva lui, se intraprenderemo una dieta vegetariana. Questa è l'opinione di Albert Einstein. Sono illuminati i vegetariani, da Leonardo da Vinci fino a Gandhi, Immanuel Kant, passando per il grande Charles Darwin.
Allora ecco, un minuto, concludo facendo un accenno, dovrei parlare per 2 anni, ma insomma farò un breve accenno al fatto curioso che gli ebrei quando portano qualcosa alla bocca dicono una benedizione. Una volta a me, sovversivo marxista, mi sembrava una delle tante forme di fanatismo che contrastavo, fin quando non ne ho capito il significato. L'alimentazione non può essere sopravvivenza, va bene, serve anche a sopravvivere, ma il passaggio etico è quello a vivere. Allora tu interponi fra te e l'alimentazione un atto di riflessione etica che trasforma il tuo alimentarti da sopravvivenza in vita, e si capisce il valore etico immenso di questo proprio nel momento più tragico dell'esistenza etica ebraica, cioè nei campi di sterminio. I nazisti, quando davano l'ordine di mangiare, non dicevano anche perentoriamente esse, mangiate, ma fress, il verbo tedesco che indica l'alimentazione degli animali. Allora far regredire la vita a sopravvivenza è il momento che precede l'assassinio, perché quando uno è un essere di pura sopravvivenza puoi liquidarlo, non è così importante. Allora ecco perché si prega: trasformare l'alimentarsi da sopravvivenza in vita, e questa secondo me è una poderosa indicazione. Poi naturalmente, dopo aver detto tutte queste belle cose, l'ebreo si è ingegnato per escogitare trucchi e bypassare la poderosa indicazione etica che si arriva a questo. Concludo con una storiellina. Un ebreo è attratto dal maialino da latte, un ebreo ortodosso, non può resistere, deve capire cos'è, e quindi entra in un ristorante, quelli proprio dove c'è la gourmandise più truculenta, e gli servono il maialino da latte, gli hanno messo una melina al forno in bocca e le spadine di, come si chiama, di alloro, no di alloro, rosmarino, e lui si sta per avventare su questo torello di delizia quando vede il suo rabbino dalla vetrina. Il rabbino si avvicina, lo guarda con una severità che gli farà gelare il sangue, ma l'ebreo ha grande spirito e il sangue è freddo, e quindi dice al rabbino: rabbino, dobbiamo comunicare a tutti gli ebrei del mondo la grandezza di questo ristorante, ma guardi che razza di addobbo fanno per servire una mela al forno. Grazie.